Dopo una serata così c'è punto positivo che abbiamo vinto, ma è vero che nel primo tempo è successo qualcosa che non deve arrivare nello stadio. Hanno fatto rumore di scimmia e questo qua non è la prima volta che succede a me, ma anche a tanti giocatori. E per fare capire all'arbitro, a tutti, dobbiamo reagire così e fare le dichiarazioni alla procura. Marco. Quell'immagine, Mike, è un'immagine veramente forte di te che ti togli i guanti, vai verso il tunnel e tutta la squadra è lì con te. Te le facciamo rivedere, ce le puoi commentare, ci puoi realmente dire cosa hai percepito, cosa hai sentito? Sì, so bene cosa è successo. Noi abbiamo una famiglia, abbiamo una famiglia, ho sentito il sostegno di tutti. È vero che è una situazione molto difficile, ma noi siamo qua per giocare al calcio, per dare, come si dice, per dare tutto per i nostri tifosi, per tutti, per fare spettacolo. Quindi anche io ero dispiaciuto di andare a spogliatoio così, ma ho avuto il sostegno di tutti, abbiamo parlato e poi abbiamo preso la decisione di tornare in campo e di fare la risposta giusta e di vincere questa partita ancora di più. Ma cosa hai provato? Cioè, che sentimento hai provato? Non ho capito. Che cosa hai provato in quei momenti? Cosa c'era dentro di te? Rabbia? Delusione? Sì, si vede, ero arrabbiato, non delusione, arrabbiato perché questo episodio non è delusione, perché non è la prima volta che succede.